Che devo dire? Sono anni, da sempre. È un via vai. Che dico io a comprare? Noi purtroppo cerchiamo di fare il possibile. Poi tante volte c'è anche il cliente, soprattutto il giornaliero o il domenicale, che magari chiama, capito? Però è pieno. Ogni tanto fanno una fuga perché evidentemente vengono l'autorità. E dove possono nascondersi, si nasconde con questo bustone, ma è pieno. Ma non sono soltanto io a comprare, i massaggiatrici e via vai. Noi facciamo tanto per mantenere lo stabilimento così come sta, contro tutte quelle che bene o male sono giustizie, leggi, potrei dire tante cose anche riguardo alla pesca. Purtroppo, cioè, quando ero ragazzo io, nel bagnasciuga camminava, cabina di porto, sommozzatori, vigili, era più controllata. Oggi quello che accade sta tutto quanto sulle spalle di noi concessionari e di conseguenza è il dipendente. Qui non c'è controllo nessuno. Se dobbiamo fare battaglie dobbiamo fare da soli. Ma noi non ci abbiamo niente contro, soltanto che vorremmo stare più tranquilli noi. Una realtà, dove ho mangiato il giornaliero, l'abbonato, magari mangia se fa un pisolino e questo devi avvicinare e ti sveglia per venire da una caterina, insomma, ecco. Effettivamente ne passano tantissimi e ci sono pochi controlli, purtroppo. E noi abbiamo poco potere e facciamo quello che possiamo, ecco, questo sì. E tra cinesi, massaggi, ne passano tanti, è difficile contarli, però di tutte le specie. E purtroppo a noi ci tocca, come ti ripeto, intervenire. Per passare ne passano tanti. Fastidiosa relativamente al fatto che, per esempio, magari uno sta prendendo il sole oppure sta facendo un po' di chiacchierate con amici che non si vede da tanto tempo, oppure è inerto, è intento a fare giochi ludici che si fanno sulla spiaggia, le carte, così, a passare un po' il tempo, solo per questo motivo qua. Ma la soluzione non so dire perché o sarebbero troppo drastiche o non ci sarebbero. Leggere non ci stanno. Ma da parte stesso del personale che fa parte dello staff della spiaggia, che potrebbero benissimo evitare il loro avvicinarsi, però purtroppo hanno sempre le mani legate, non è che possono intervenire con mezzi duri. Le autorità, se, diciamo, le capitanie di porto dovrebbero evitare questo darsi da fare quotidianamente e soprattutto durante il periodo estivo.